ragazze e ciao ragazzi, allora un altro video outfit, sì ci sto prendendo l'abitudine, sì mi divertono, non so quanti ne farò, però mi piaceva come mi ero acconciacchiata stasera, anche in poco tempo perché ho finito da poco di fare una, di disputare la penultima partita di campionato di seconda divisione, è andata male che è andata male, avevo voglia di svagarmi e ho cercato qualcosa di carino, che mi permettesse di poter andare in motorino senza avere problemi, oddio c'ho la minigonna, come mi siedo, come non mi siedo, non lo so, e quello che vedrete è quello che è venuto fuori. Iniziamo dal viso, non ho nulla tranne le ciglia molto mascherate, ho messo tanto mascara, almeno 4 o 5 passate, ho perso il conto. Sulle labbra un gloss rosso, è uno della Kiko, non mi ricordo come si chiama. Come accessori ho questo ciondolo rosso tipo cornettino e questi orecchini, un orecchino molto grande. Ho tirato indietro i capelli in una coda che ho fermato con un fiocchettino, con un elastichino con un fiorellino rosso per far vedere l'orecchino, perché se lasciavo i capelli sciolti sto lambadario, non si vedeva. Poi vabbè, come sempre ho il mio cura metà e la mia fedina. Su ho messo questa maglietta grigia con un taxi inglese, con bandiera inglese con glitterini, perline, che dà un attimo di colore, e ho alzato le maniche a manica lunga e tipo felpatina, ma non troppo, la serata è abbastanza fresca, quindi spero di stare bene. Giù ho messo una minigonna di jeans nera, semplice, ha soltanto tanti bottoncini anche tipo qua sotto, qua sopra, perché tipo ci andavano delle bretelle, le ho tolte di mezzo perché non mi piacevano. E sotto ancora ho dei leggings, questi che arrivano più o meno sopra il polpaccio, neri, sotto proprio delle calze color carne. Sotto, come sempre, immancabile la mia fascia per la caviglia. Poi ho deciso di mettere queste ballerine nere che io ho trasformato facendo mettere questi laccetti perché altrimenti mi scappavano. Semplici ballerine nere con punta e con la punta così, oddio, con la punta laccata e delle borchiettine. Come borsa ho deciso di mettere questa nera con manichina corta ma non troppo, abbastanza, è piccina rispetto al mio solito. La manica è comoda perché può essere portata sia su una spalla che al gomito, ma a me non piace molto, oppure vabbè a mano. Ancora su giubbotto di jeans perché, come ho detto prima, andrò in motorino, quindi ho bisogno di qualcosa che lascio volutamente con la manica aperta, non la chiudo, non la bottono. Questo giubbotto di jeans è nero, ha le due taschine classiche, poi ha delle rotture qui e qui, un'altra qui dietro, mi sembra anche dietro, sì, le noto. Semplice, giusto per coprirmi un po' sul motorino. Questo dunque è l'outfit, non mi piace dire outfit, è il look per questa sera, questo venerdì sera, per me è un po' muscio. Poteva andare meglio questa partita, capita, domenica abbiamo l'ultima di campionato della seconda divisione. Quest'anno pensavo, avevo deciso quasi quasi di appendere le ginocchiere al chiodo, ho fatto diverse partite in Serie C, ho fatto molte partite in seconda divisione, a 29 anni sono a pezzi, mi sono anche uccisa la caviglia, ho il ginocchio che mi fa male, l'anno prossimo mi sa che mi trascinerò sui gomiti se voglio giocare ancora. Comunque vi mando un grosso bacio, vi auguro buona serata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!